Ciao, Ayu. Allora, stasera vi voglio parlare di una cosa interessante. Il DVD audio è un formato che praticamente è stato completamente abbandonato, non si sa perché. Però è un formato che a me ha sempre incuriosito per diversi motivi, perché ti dà la possibilità di avere un supporto che assomiglia a un CD a qualità molto più alta. Sappiamo che i CD sono registrati a 16 bit 44,1 kHz, mentre un DVD audio può essere registrato a 24 bit 96 kHz. In realtà sembra che, se andiamo su Wikipedia, sto su Google. DVD-A, se andiamo su Wikipedia leggiamo che possono essere registrati anche a 192 kHz, 24 bit 192 kHz, ma io non ho trovato il modo di farlo e già è tanto che sono riuscito ad arrivare a 24 bit 96 kHz. E questo co quando può essere utile? Può essere, la cosa bella è che questi DVD possono essere ascoltati con un qualunque lettore DVD, qualunque sia, diciamo che sarebbe meglio. Ecco, questo ne parleremo in un altro video, proprio di questo. Però il modo che io utilizzo per ascoltare i CD è un po' particolare. Ho trovato, diciamo, il mio modo più comodo e migliore, secondo me, di ascoltare i CD e i DVD audio in questo caso, visto che stiamo parlando di DVD audio, risparmiando un bel po', ed ascoltarli in maniera accettabile, cioè accettabile per me è buona proprio, cioè io non comprerei un lettore CD dedicato, ma mi trovo bene così e così farò per sempre, perché per delle mie opinioni personali che poi vi racconterò in un altro video. Quindi, quando può essere utile il DVD audio, fare un DVD audio? Quando si vuole avere un supporto con dei file, quando si vuole avere un supporto e ascoltare la musica ad alta qualità senza dover ricorrere al computer, magari quando non si ha un DAC USB vicino al computer o comunque quando si vuole avere il supporto. Quindi si possono fare dei DVD audio da file, per esempio acquistati su HD Tracks, o dovunque riusciate ad acquistare dei file almeno a 24 bit 96 kHz. Ma è comodo anche quando, per esempio, avete dei CD. La qualità chiaramente non sarà più alta, sarà sempre quella del CD, però dato che il DVD chiaramente permette, c'ha più spazio, cioè c'entra più roba materialmente, avete che vi devo dire? Io per esempio ho dei Pink Floyd, o Wish You Were Here e The Dark Side of the Moon e The Wall, però tengo i tre CD, chiaramente. È comodo, per esempio, poterli mettere tutti su uno stesso supporto e segnarsi materialmente da dove a dove va, tipo cassetta, ecco, da dove a dove va il primo, da dove a dove va il secondo e da dove a dove va il terzo, e tu praticamente hai la possibilità di metterli tutti su un disco, che tu metti un disco solamente e c'hai tre dischi sopra un disco solo, e questo già è comodo, anche solamente avendo i CD. Chiaramente in quel caso la qualità non sarà alta, per me è comodo. Oppure nel mio caso, tanti anni fa comprai The Dark Side of the Moon e non capivo cosa significasse, però in realtà questo è un super audio CD, e non ho mai potuto ascoltarlo in super audio CD fino a quando non ho avuto il DAC sul computer, e quindi l'ho scaricato in super audio CD avendo il supporto originale.
e non avendo un lettore dedicato per il Super Audio CD, ho avuto la possibilità poi di ascoltare il Super Audio CD con il DAC. Alternativamente, però, non avendo il DAC, questo Super Audio CD si può trasportare non a qualità DSD come il Super Audio CD, ma almeno 2496 sul DVD audio, cosa che è già una cosa. Se ecco, non, se non si ha la possibilità di ascoltare il formato Super Audio CD. Quindi, io che cosa ho fatto? È molto semplice in realtà, cioè, non è proprio semplicissimo. Però non ci vuole manco uno scienziato, ecco, questo è il disco che è praticamente lo stesso che ho io, la stessa release, pari pari. E chiaramente si scarica, nel mio caso io ho scaricato la ISO di questo disco in ISO, quindi praticamente la prima cosa che bisogna fare è estrarre le tracce audio in DSD da questa ISO, e si utilizza questo programma che si chiama ISO2DSD. Che è un programma gratis, dovrebbe essere un programma gratis. Quindi andiamo a prenderci la ISO, molto semplicemente, che sta qua. Io la metto sempre in Sony DFS, non so perché di preciso, ma mi va bene così. E questo programma mi estrae praticamente tutte le tracce in formato DSF. Questo perché dobbiamo fare questa cosa, perché abbiamo bisogno di estrarre, per fare il DVD audio abbiamo bisogno dei file in FLAC 2492. Non il programma che poi crea il DVD audio materialmente non accetta altri formati se non in realtà dovrebbe accettare anche il WAV, ma non ho capito perché non funziona col WAV, mi funziona solo col FLAC. Quindi avremo estratto le nostre belle tracce in DSF. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trasformarle semplicemente in FLAC. Io normalmente faccio così, mi creo una cartella tanto bellina con tutti i file dentro. Ok, questa la eliminiamo. Molto semplicemente. E abbiamo tutti i nostri file DSF qua. Questi file vanno convertiti con questo programma che ti permette di convertire il DSF, che sarebbe il formato DSD, in FLAC, e automaticamente curiosamente ti converte tutto proprio in FLAC 2496. Semplicemente io l'ho settato col FLAC non compresso. Lasciamo tutto così. Volendo, in teoria si potrebbe mettere anche una normalizzazione, ci sono un sacco di effetti, però a noi non interessa. Andiamo e convertiamo. E automaticamente già ti sta convertendo tutti i file in FLAC. E chiaramente stiamo passando da dei file in DSD al FLAC, quindi avremo un'ottima qualità. Sono, ecco, altrimenti in alternativa possiamo avere, dopo vi faccio vedere anche come si può fare direttamente dal FLAC. Avendo il FLAC, la cosa è semplicemente assicurarsi che 2496, perché funziona solo con i FLAC 2496. Se avete per esempio FLAC a qualità minore o a qualità maggiore, li dovete sempre convertire a 2496. Quindi in questo caso partiamo dal DSD. Aspettiamo un attimo questi 10 secondi che finisce, e intanto dietro vediamo che si popola tutto il fatto apposta qua. Ok, e avremo. Chiaramente conviene che facciamo così. Nella stessa cartella dove avevamo creato dove avevamo i file DSF, avremo anche i file di tipo FLAC. Allora, ordina per gessà, magari spite, cosa fa? Non si capisce. Vabbè, facciamo così, facciamo prima, che già mi sono scucciato. Ci viamo tutti i DSF e chiaramente
li cancelliamo perché non ci interessano. Ora abbiamo i file FLAC, possiamo per esempio verificare con questo programma che si chiama MediaInfo il formato, perché ricordiamoci sempre che devono essere solo ed esclusivamente a 24 bit 96 kHz, due canali meglio. Una volta fatto questo, abbiamo in questa cartella i file ordinati. È importante che i file siano rinominati con questo formato 01, 02, 03, 04, 05, perché il programma che crea l'ISO del DVD va a prendere i file secondo l'ordinamento del nome. Quindi è importante che siano ordinati in questo senso. Quando noi, per esempio, abbiamo più dischi nella cartella, li metto nella cartella come capita e poi ordino per album. Infatti già ce l'ho ordinato, vedete? Così che vengono tutti quanti ordinati e poi uso questo programma che si chiama Advanced Renamer che mi permette di rinominare i file secondo quel formato. Io l'ho scritto qui, vedete? Secondo quel formato automaticamente avrò dei file di questo tipo. Infatti, se lo vado a fare, ora noi abbiamo un solo disco, però la cosa è uguale anche con gli altri dischi, cioè quando si hanno più dischi, e avremo questo tipo di ordinamento qua, che ora in questo caso non serviva, però quando avete più dischi, basta che voi li ordinate per album, poi li selezionate tutti, li riportate su quel programma. E vi uscirà questo, poi rinominate secondo questo schema. Fatto questo, abbiamo i nostri file qui a 2496. Utilizziamo questo programma che si chiama LPlex. LPlex semplicemente si fa così: si trascina la cartella e lui automaticamente vi crea il DVD audio con a 24 bit 96 kHz, due canali. Mi crea il DVD audio da solo. Ecco, è complicatuccio perché uno non va mai a pensare che si fa sta cosa, che si trascina la cartella e lui lo fa, ecco. E questa è una cosa che all'inizio ti manda al manicomio perché non sai dove mettere le mani. E quello che vedete alla fine è semplicemente una ISO da masterizzare, che voi potrete masterizzare su un qualunque DVD e quindi avrete il DVD audio che potrete ascoltare in qualunque lettore DVD a 24 bit 96 kHz. Alla stessa maniera, chiaramente io non penso di dovervelo spiegare. Se avete i file già in FLAC, non è necessario fare la conversione da DSD a FLAC. Li copierete semplicemente in una cartella, eventualmente li convertite. Io utilizzo questo programma qui, che mi pare che sia questo, per convertire i FLAC, perché mi permette di settare 2496, si chiama ABSA Audio Converter, che è un programma a pagamento questo, che mi permette di convertire a 2496. Mi raccomando, è importante che siano a 2496, anche se state creando un DVD con dei CD multipli, quindi a 16, a 1644 e 100. Comunque li dovete convertire a 2496, non si può, non li converte lui da solo, lui semplicemente li prende e li mette nel DVD, ok? Quindi per stasera è tutto, così si crea un DVD audio. E vi ripeto, è comodo in diversi casi, è un formato poco conosciuto, ma io mi sto divertendo perché utilizzo un lettore DVD con un DAC collegato. Quindi ho un'ottima qualità audio e sono molto soddisfatto degli ascolti che sto facendo. Ad esempio, alcuni vinili li ho registrati a qualità 2496, li ho riversati a qualità 2496 e ho creato il DVD audio in modo che io possa ascoltarli in questo modo, cioè in modo che io possa ascoltarli con il DVD audio a 2496 direttamente rippati da me dal vinile. Quindi per
può essere anche utile in questo senso. Quindi questo è il DVD audio, comodissimo secondo me. Per stasera è tutto, spero di avervi fatto una guida comoda ed utile. Io vi saluto, ciao aiuto.